11 per Di Lorenzo, 5 c'è il capitano Mastro Francesco, con 2 c'è De Patta, Lancia Mantese. Intanto parte in questo istante il confronto. È la numero 4 a gestire questo pallone, Agostino, subito attaccata da Mastro Un favore Francesco. La Coccinella con Maglione, lancio lungo verso Di Lorenzo, che subito sulla destra prova con Aiello, la fiondata, subito il tiro, pronta Aiello per la ripresa del gioco sul fallo laterale, la possibilità. Poi con il tiro maldestro dalla giocatrice della Coccinella, il tacco ad aprire per Cigli sulla destra, il tiro, la spaccata di Maglione, poi si allontana, il pallone lo recupera Aiello, Maglione fa sua la sfera e poi rilancia subito in avanti la possibilità per Aiello, che va a raccogliere il pallone, lo mette in mezzo. Si fa sfuggire il pallone, lo recupera Agostino, poi glielo toglie in un primo momento Aiello, ma lo recupera subito Agostino. E poi il tiro, poi il pallone che finisce fuori, perna subito per la ripresa del gioco. Il velo di Mastro Francesco, il tiro sulla l'asse di Aiello, palla che finisce fuori, toccata dal portiere. Poi gli si appoggia Monfiglio, anche quasi, e poi prova il tiro, la stessa Bonfiglio. All'indietro c'è Papili, poi con Bonfiglio, Aiello però la va a recuperare, importante, è stata messa giù, poi la possibilità con Popili, Papili, e poi la possibilità lontana per la, peccato di presunzione a questo punto anche Bortolussi, palla che sbatte sull'avversaria, poi subito recuperata dal progetto Fuzzalla che si distende, Agostino poi ci pensa su prima di intraprendere un'azione con Mastronardi, poi si va un po' ad organizzare la possibilità e c'è il fallo fischiato. Viene fatta presa del portiere Cavirati, poi si riorganizza subito, nulla di fatto, ancora Aiello se ne va, questa volta a Ceglie, la palla messa in mezzo, trova soltanto l'esterno Maglione. Aiello adesso sale tutta scoperta la progetto Futsal, Mastro Francesco contro Cavirati, il gol del vantaggio di Marzia, Mastro Francesco arriva a sbloccare questo importantissimo match che è riuscita a saltare Ceglie, adesso che mette in avanti per Agostino, poi il tiro dalla distanza, un po' un pericolo, arriva il fischio, parte Aiello. Il tiro, la parata di Gavirati e poi sulla ribattuta di Lorenzo spedisce fuori Maglione, invece dal fondo con le mani verso Di Lorenzo, il tiro si gira, mette giù il pallone, glielo va a soffiare Di Lorenzo, prova la conclusione, svirgolando il pallone va a servirlo a Bonfiglio che poi se ne va in aria, la spaccata da parte di Maglione. Punta la porta, poi va lo scambio con Agostino, arriva Maglione, Aiello, Di Lorenzo, il velo, pronta per scoccare il tiro, Gavirata in due tempi, poi in avanti per Bonfiglio, in mezzo, brivido, Papili, adesso tocca, sceglie in mezzo. La possibilità è il gol del pareggio con Bortolussi che trova l'angolino basso opposto. Il gol del vantaggio del pareggio con Bortolussi. Intervento di Papili, Aiello. Ancora Aiello. In mezzo, gol di Giulia Aiello per il gol che vale il vantaggio da posizione impossibile. Il vantaggio della Coccinella con il progetto Futsal 2-1. Lancio di Maglione, arriva il duplice fischio di Belin della sezione di Latina che comanda la fine dell'ostilità. La Coccinella batte il progetto Futsal 2-1, decide il gol di Aiello al 25esimo della ripresa e per questa importante vittoria ottava stagionale stacca il biglietto allungando di 3 lunghezze nei confronti del progetto Futsal, la formazione di Mauro Fontemaggi. Wow.